Ragazzi, oggi siamo qui in un nuovo video. Avevo detto che dovevano uscire tre video, e sono usciti, penso, perché mio padre mi ha detto che erano usciti, perché mio padre è di carica, che io sono adulto, quindi, e mio padre, che è un po' vecchio, cioè non vecchio, e c'ha 60 anni e io ce ne ho 27. Quindi ragazzi, non è che sono minorenne, non pensate che sia minorenne. Comunque sto dicendo, mio padre, solo mio padre sa caricare i video, perché ogni volta che vado a lui, solo lui c'ha il computer, quindi io non ce l'ho il computer e non posso caricare i video, quindi li caricherò, cioè li carico sul suo canale. Inoltre anche i miei cugini sono adulti e abbiamo creato un nuovo canale con i miei cugini, che è dove stanno i video di GTA 5 e i video di FIFA 15 per PlayStation 4. Comunque possiamo cominciare il nostro video. Oggi siamo con la Zaragoza, molto cessa. Comunque vogliamo vedere quando aprirà il mercato. Tra 8 partite. Vabbè dai, non fa niente. In questa partita ne faremo due partite faremo in questo video. E quindi spero che vi piaccia. Comunque incominciamo la prima partita. Siamo tutto noi, meglio, tutti 60, tutta loro 60, che c'è. Anche la valutata, 66, a noi 83. Che cosa vuoi di più? Comunque, iniziamo. Oh, Ronaldo con le skill. Ronaldo, Ibra! Che gol, grande gol. Grandissimo gol, molto facile da fare. Ed eccolo qua, Ibra. Gran giocatore, grandissimo giocatore. Eccolo qui, il gol di Ibra. Comunque, continuiamo. 1-0, già 6 minuti. A 6 minuti già 1-0. Poi questo video, come a Michele, cioè il fatto che non ci sta Michele, è perché è andato in vacanza, quindi ve lo ripeto, non posso fare con Michele, perché mi ha contattato uno in chat privata e mi ha detto e Michele non c'è? E io gli ho detto che sta in vacanza. Comunque questo gol grandissimo di Ibra, guardate un po'. Non volevo fare il sombrero, qua potevo fare il sombrero e entrare in porta, però non fa niente ragazzi, volevo tirare. Comunque, grande gol di Ibra. Siamo 2-0, appena partita, incominciata. 17 minuti sono passati. Oh, bravissimo Sergio Busquets. A Ibra! Ibra, bravissimo Ibra! Ibra, prova il sombrero! Che gol, ragazzi! Gol di Ibra, Ibovic! Guardate il gol! E che balla! Vedete come balla! In modo ridicolo, ma grande gol! Guardate un po'! Spero che si veda! Sombrero, entro in porta e tiro. Grande gol Ibrahimovic, 24 minuti. Comunque questo gol sicuramente gli avversari saranno molto tristi per questo errore e soprattutto il portiere, quindi penso che non ci riusciranno a recuperare, quindi ormai è vinta la partita. Comunque, oh, quasi l'avevo presa.
con Ibra. Ibra, attenzione ad Ibra, lo scatto di Ibra, 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 Sombrero, gol, 2, gol Sombrero, bellissimi questi gol, guardate un po', questo è il secondo gol, il migliore, guardate un po', grande Ibra. Super Ibra. Hop! E passa da dentro la porta. Incredibile. Comunque siamo 4-0, ormai la partita è chiusa. Anche se siamo al primo tempo, è chiusa direi. Che sono forte, non è che mi faccio segnare 4 gol. Ibra! Ibra! No! Quasi, ragazzi! Trippetta Sombrero dovevo fare, però è andato vicinissimo Ibra questo gol. Oh, attenzione, la difesa, Sergio Busquets, si trova un cesso. Neuer! Ma no, Paolo, 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 che fortuna. Come non detto, non devo fare altro gol. Vai, vai, fermalo Ibra, anche se sei attaccante. Piqué, bravissimo, Rakitic. E finisce qui, il primo tempo. Grandi gol di Ibra. Tutto a merito del Barcellona. Comunque, continuiamo. Ibra, le skill. Ibra, le skill, le skill. Non ce la fa. Comunque, anche un altro youtuber mi ha consigliato di comprare, com'è che si chiama lui? Thiago Silva, che io sicuramente comprerò, perché l'avevo già dall'inizio, proprio Silva, quindi lo comprerò. E poi mi ha chiesto di comprare, com'è che si chiama lui? Buffon, anche se a me non piace, non mi piace ancora adesso. Comunque, gol altro gol di Ibra, Ibovic, eccolo qua. Che fa il buffone. Comunque siamo 5-0, ormai la partita è chiusa. Dopo anche un palo è chiusa. Anche se doveva segnare 5-1 finiva. O 6-1, ma vedremo, perché dipende dai gol che faccio. Ibra! Ibra! Oh, voleva provare il Sombrero e ce l'aveva quasi fatta. 2 gol Sombrero, ricordatelo sempre, compratelo sempre, ve lo consiglio. Perché è il miglior giocatore anche nel mondo del calcio vero, quindi compratelo, è buonissimo. È più forte di Messi. Ibra, messo a terra, qui rischia il difensore. Ibra, che batte la punizione! Ragazzi, ci ero andato vicino. Ibra, batte il cross anche. Messi! Che cacata hai fatto? Che cavolo hai fatto? Ma non è possibile, Messi! Che testate dai al pallone? Le mozzarelle! Non lo so io, le mozzarelle al pallone. Ibra vuole, è deciso e vuole fare 3 gol Sombrero. Ce la farà Ibra. Ce l'aveva quasi fatta. Rubare palla al difensore. E ce la fa. Però poi perde palla di nuovo. Ibra perde di nuovo palla. C'è un minuto di recupero. Ce la farà? Attenzione. Piqué intercetta palla. Poi la passa a Ibra. Ibra con le skill. È deciso. È deciso. Ibra con le skill. Si smarca tutti. Ibra. Non ce la fa, non ce la fa. Comunque c'è Mascherano che prende palla. Poi arriva di nuovo Ibra. Ibra, ultima azione è questa. Ibra! E finisce qui la partita. Grazie a 2 gol Sombrero fantastici di Ibra e 3 gol di Ibra. Quindi ragazzi, ve lo consiglio Ibra. Molto ve lo consiglio.
Comunque, io farò degli altri video insieme ai miei cugini su sempre FIFA 15 per voi. Quindi, se volete anche i miei cugini, se volete Michele e i miei cugini, scrivetemelo, così siamo tutti insieme. Voglio dire, se voi volete che stiamo tutti insieme, scriveteci nei commenti. Comunque, Eibar, siamo contro l'Eibar. E volevo dirvi, ragazzi, che i miei cugini hanno già fatto dei video con me su MotoGP che non li ho ancora caricati. Quindi se volete che li carichi, scrivetemelo nei commenti. Dei MotoGP per lui. Comunque, andiamo avanti. Ah, comunque, se volete acquistare qualche giocatore, scrivetemelo nei commenti. Però scrivetemelo per favore, per piacere, scrivetemelo quando il mercato riaprirà, perché sennò mi dovrei ricordare tutti i giocatori. Già mi devo ricordare Hazard, che mi ha consigliato, io amo il calcio 92 o 72, non mi ricordo. Comunque, mi devo ricordare anche Buffon. Quindi, non scrivetemelo, se no non posso scordare di qualche giocatore. Quindi non scrivetemelo adesso. Scrivetemelo quando aprirà di nuovo il mercato. Comunque, questi qua, i passaggi sono bravissimi. Ma Ibra, niente è impossibile per Ibra. Segnare proprio è il suo forte. Vai Piqué, passata, bravissimo Rakitic, bella scelta. Vai Ibra vuole provare a tirare, non ce la fa. Non ce la fa ragazzi, non ce la fa. Comunque, Sergio Busquets non riesce ad arrivare. C'è Piqué ce la fa, però poi perde palla. Attenzione, prova il cross in mezzo. C'è Piqué che ferma. Ibrahimovic vuole provare le skill, poi la passa Suarez è da solo, Suarez, niente, non ce la fa, ragazzi, non ce la fa. Poi scusate per qualche volta, come adesso, non si vede tanto bene, perché la mia macchinetta, non so perché, mette da solo a fuoco. Se sapete un modo per aggiustare questo problema, scrivetelo nei commenti. Comunque spero che la maggior parte del video si vedrà. Comunque Sergio Busquets, non c'è nessuno. Bellissimo Sergio Busquets. Un applauso per Sergio Busquets. Scrivetelo nei commenti se vi piace Sergio Busquets. Che cagata che ha fatto. Vai Ibra, Messi. Ah, inoltre vi farò vedere anche in questo video come dovete organizzare una squadra. Perché io ho una squadra su FIFA 15 molto forte, molto molto forte. E quindi in questo video vi farò vedere, oltre alla partita che adesso stiamo facendo, come organizzare una squadra perfetta. Comunque, buona l'azione di Libra. Buonissima l'azione di Libra. Finirà il primo tempo e finirà 0-0 sicuramente. Ecco, però era buona questa azione, potremmo fare 1-0 per loro. Comunque riprendiamo. Vai Ibra! Le skill fenomenali di Ibra! Le skill, se ne avanza 3! Poi non ce la fa più. Perché il terzo che aveva smarcato Ibra gli ruba il pallone. Comunque, poi c'è a battere la rimessa da laterale. Rimessa laterale. Buona questa azione. Attenzione Rakitic, ruba palla. Rakitic se ne approfitta di Sergio per fare un numero, ma inutile. Attenzione, difensore, non riesce a fermare. Adesso
passare a Dibra, ma non può perché è fuori gioco. Ma sì! Ragazzi, ho deciso di fare sul serio adesso perché se no finiremo in parità. Oh! No, 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 no! Vai, Neuer! Grande Neuer! Oh, Ibra! Le schermante di Ibra. Ibra, dai, bravissimo Ibra! Passava bello questo passaggio! Vai Suarez! Suarez! Primo gol del mercato azionario di Suarez! Fate finta di non aver sentito, volevo dire! Primo gol di Suarez nel campionato! Qua lo volevo dire, mi sono sbagliato, ho detto il mercato azionario. Che termini che uso, oh, sono intelligente! Intelligente! Scherzavo ragazzi, l'ho fatto apposta. Però io sono intelligente, ragazzi. Vai Suarez! Il primo gol l'hai fatto tu, ma la prima cacata l'hai fatto lo stesso tu. Diciamo non hai fatto nemmeno un gol, diciamo. Perché la cacata hai fatta e poi hai rimediato un gol, quindi non hai fatto niente. Rakitic! Bravo Rakitic! Ibra vuole farlo! Vuole fare il gioco Ibra. Mascherano per Ibra! Ibra! Ibrahimovic! Guardate come ha tirato dall'altro! Guardate un po'. Beh, acrobazie fenomenali! Esagerato Ibra! Ecco qua, guardate un po'! Guardate! Sombrero! Tiro stranissimo! Gol! Comunque siamo 2-0, è finita la partita ormai perché siamo arrivati a 90 minuti. Quindi adesso, dopo questa partita, vi farò vedere la mia squadra e così terminerò il video. Ecco, è finita. Sto dicendo, perché non finisce? Adesso è finita. Ok, 2-0. Fatto. Adesso vi farò vedere la mia squadra. Rimedio un ottimo modo per aumentare il tuo club, ok. Potenziamo le medie, come ha detto lui. Anzi no, ci serviranno per i giocatori i soldi. Comunque, ci sono stati dei problemi su FIFA. Quindi spero che parti, perché a me ci sono dei problemi su FIFA e per risolvere bisogna andare su dalle strade agli stadi, poi gestione slot, ecco, poi bisogna andare sotto, tornare indietro e andare alla modalità carriera allenatore. Spero che funzioni ragazzi. Ecco, è funzionato, meno male. Se no avevo rovinato tutto il video. Comunque, questa è la mia squadra. Sono primo perché avevo appena iniziato la carriera. E comunque, adesso vi farò vedere la mia squadra. Guardate un po'. Allora, come vi consiglio, Neuer in porta. Poi Chiellini era il difensore che ho, che non so più chi mettere. Thiago Silva centrale, Sergio Ramos destro e Chiellini sinistro, poi Pogba, Ribéry, Cristiano Ronaldo come esterno sinistro, Bale come esterno destro, Messi attaccante destro, Ibrahimovic centrale e Tevez sinistro. Comunque questo è il mio schema, quindi spero che vi piaccia il video e anche il mio schema.
E quindi termino qui il video. Ciao ragazzi!